Filippo Lucci, innanzitutto un bel riconoscimento, lei è stato rieletto come coordinatore di tutti i Corecom, quindi prosegue anche in questo senso un'attività importante. Sì, viene premiato il lavoro di una squadra, di una regione come l'Abruzzo, che esprime attraverso il Corecom grande capacità di aggregazione, anche di indicare la strada della comunicazione italiana, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, perché noi abbiamo sfiorato le oltre 150.000 conciliazioni in Italia in termini di telecomunicazioni, oltre 50 milioni di euro di indennizi, e devo dire che il Corecom Abruzzo è tra i primi in Italia per i risultati in questo ambito. E poi abbiamo completamente rinnovato il registro degli operatori di comunicazione, abbiamo chiuso accordi con la RAI, abbiamo anche per ultimo chiuso uno storico accordo con l'Autority per la tutela dei dati personali, che ci vede protagonisti come Abruzzo e Piemonte in Italia come nuovi sportelli del territorio. Insomma, un lavoro che viene riconosciuto e che ci consente adesso per i prossimi 2 anni di rilanciare l'attività, ma se possibile anche di guardare oltre e quindi a nuovi strumenti di conciliazione anche per la luce, l'acqua e il gas. Ecco, lei faceva riferimento a livello nazionale ai risultati operativi per quanto riguarda le conciliazioni. Il Corecom abruzzese ha lavorato molto in questo senso, portando a casa tanti risultati. Sì, 8.000 conciliazioni, 30.000 famiglie che si sono rivolte al Corecom dell'Abruzzo, 4 milioni di euro che tornano dalle compagnie telefoniche alle famiglie e alle imprese abruzzesi, ma soprattutto il risultato della soluzione dei problemi. Cioè, i call center rispondono da tutta Italia, ma da tutto il mondo direi, ma non rispondono dei problemi, invece al Corecom si risolve tempestivamente con una piattaforma digitale, con certezza anche dei risultati e soprattutto con indennizzo. A volte sappiamo che abbiamo dato indennizzi anche di 10.000 euro, e sappiamo quanto è importante oggi il mondo della telefonia per tutti i cittadini e soprattutto per le imprese. Riattivare una linea ADSL, una linea internet veloce in 24 ore per un'azienda multinazionale vuol dire tanto in termini di contatti, di relazioni, di fatturato, e quindi quello che facciamo è straordinario. Anche la capacità di accoglienza e di ascolto ci vede protagonisti. Noi siamo i primi in Italia per numero di conciliazioni rispetto agli abitanti, siamo i primi per tempistica, i primi per indennizzi e i primi per il buon esito. Il 91% dei cittadini che si siedono al Corecom come con un problema escono fuori con la soluzione, e questo è veramente un dato straordinario che ci rende orgogliosi. Per quanto riguarda l'ultimo accordo che avete fatto, che lei prima accennava brevemente con l'autorità della privacy, che cosa vi permetterà di fare dal punto di vista operativo? Beh, il dato storico intanto è che un'autorità nazionale sceglie il Comitato Regionale per le Comunicazioni per attribuire competenze e deleghe, perché ci riconosce questa capacità sul territorio di parlare con le istituzioni locali, quindi con la regione, la provincia, i comuni, le parrocchie, con le università, con le scuole, e quindi poter essere, fare da tramite sia per sensibilizzare e informare sulle nuove regole che riguardano nel mondo della privacy, ma poi soprattutto anche raccogliere le segnalazioni, eventuali violazioni. Faccio riferimento per esempio a una foto pubblicata sui social network, un video o dei contenuti lesivi all'interno degli strumenti dei social network, come possono essere WhatsApp, Messenger, cioè strumenti di comunicazione rapida. E quindi su questo noi ci siamo già attivati con uno sportello sulla web reputation del cyberbullismo, e oggi ci viene riconosciuta questa attività ufficialmente con un protocollo che ci vede protagonisti in Italia, noi come Abruzzo e Piemonte.